Amici di Battista 70 Phone, vediamo oggi come si comporta il Galaxy Nexus nella parte ludica. Ieri ho installato alcuni giochi, bene o male ne ho trovati una buona dose compatibili. Ora vabbè, vediamoli un po' per, diciamo, per categoria. Partiamo con un classico, andiamo a vedere Need for Speed Hot Pursuit. Tanto ci avviciniamo leggermente, non troppo. Ok, questo classico filmatino. Andiamo avanti. Ci ho già giocato un po', quindi nella modalità carriera non partirò da zero. L'unica cosa, come vedete, le immagini fisse non sono adattate perfettamente perché sono in 480x800. Qui abbiamo un 720x1280. Continuiamo. Ok, vabbè, vediamolo a livello tutorial, non è un problema. Anzi, no, dimenticavo che ho resettato, quindi non ho la modalità carriera, mi si è resettata completamente. Quindi vabbè, ripartiamo da zero. Un attimino, fase di carico, possiamo scegliere se fare il fuggiasco o se fare il poliziotto. Scegliamo il poliziotto, mi diverte di più cacciare che essere cacciato. Partiamo, vedete la grafica è molto buona, viene preso quasi tutto lo schermo tranne la parte dei tasti virtuali che scompaiono generalmente solo nel browser, se scegliete la modalità intera oppure nella visualizzazione dei video. Ok, ora partiamo, vediamo un po' come si comporta. Oh, la videocamera è in mezzo alle scatole, quindi come vedete abbiamo una buonissima manovrabilità, anche la grafica. Ora vabbè, l'ho detto, videocamera in mezzo alle scatole è un po' difficile fare il tutto. Sto cercando anche di tenere a fuoco. Come vedete comunque non ci sono scatti di nessun tipo, la grafica è davvero molto bella, come anche quando si accelera non si vedono scatti né niente. Ok, ora è inutile che andiamo avanti. Ok, usciamo pure, abbandona. Sì. Un attimo di pazienza. Ok, e possiamo anche uscire. Vediamo ora un gioco come Blood and Glory. Vabbè, ieri ci ho già giocato, sono arrivato anche abbastanza avanti. Adesso non so se mi abbia salvato i vari progressi o meno, comunque vabbè, non importa. Questa, diciamo, è la versione soft, non è la versione quella non censurata che parte sangue ovunque. Vediamo in ogni caso come si comporta. Anche qua vedete, prende tutto lo schermo tranne la parte dei tastini. Ah, ok, vabbè, ero arrivato già piuttosto avanti. Adesso vedremo il nostro prossimo sfidante. Abbiamo le varie opzioni, abbiamo lo store. Vabbè, comunque vediamo la giocabilità. Ok, saltiamo pure la presentazione. Questo è duretto da sconfiggere. Aspettiamo. La vedo dura. Ok, vabbè,
Aia. Le stiamo prendendo miseramente. Siamo stati sconfitti. In questo caso abbiamo trovato uno che era un pochettino troppo più forte di noi. Ok, facciamo così. Quit. Torniamo indietro. Proviamo magari a ripartire dall'inizio, che forse è meglio. Questo dovrebbe essere un po' più semplice, almeno riusciamo a giocare un attimo. Ok, qui possiamo saltare, tap to continue. Vedete, anche il gioco comunque si vede veramente bene. Ora vabbè, è inutile che tiriamo, che andiamo avanti, tanto comunque il resto è tutto uguale. Ok, ora possiamo pure abbandonare. Vediamo qualche altro gioco, questo che ho scaricato ieri, gratuito. Classico spara tutto. It was supposed to be my last mission. Should have been quick and easy. But we were set up right into a death trap. Lost a lot of good men that day. But he made the biggest mistake of his life. He left me alive. Frontline comando. Abbastanza semplice, diciamo. Diamogli il tempo di caricare. Un attimino, qui ci fa vedere anche per caricare. Sa che siamo già stati colpiti. Stiamo cercando il cecchino in questo caso. Eccolo là. E uno l'abbiamo fatto fuori. Qua quando ci vogliamo abbassare, ad esempio, qui ci sparano addosso. Eccone qua un altro. Ci hanno beccato. Nel frattempo, abbassiamoci un attimino. Ok, perfetto. Ora ci sono degli aerei, bisogna stare attenti anche qua. Eccoli qui. Seccato, qui sopra c'è un altro, prima o poi salirà.
Siamo fuggiti dietro al muretto. Qui dovrebbe essercene un altro ancora. Ok, sta ricaricando. Non riesco a trovare quest'altro maledetto. Eccolo qua. Ok, abbiamo completato la nostra missione, non senza difficoltà. Comunque avete visto, un gioco abbastanza carino. Poi vabbè, va un po' capito, io ci ho giocato un attimino ieri sera, non è che abbia ben capito come funziona. E poi vabbè, ovviamente se volete potete scegliere un gioco molto semplice. Ad esempio, il classico Angry Birds ci gira senza nessun problema. Tempo di caricarlo. Abbiamo nuovi schemi che sono per festeggiare il secondo compleanno di Angry Bird, ormai sono 2 anni che c'è. Questo deve essere il nuovo uccellaccio, quello che diventa gigante. Abbiamo un attimo sbagliato. Vabbè, comunque questo è classico Angry Birds come lo conosciamo tutti. Vedete, si adatta tranquillamente alla risoluzione dello schermo. Vediamo un gioco un po' più interessante, scaricato ieri, Let's Golf 3, in la versione HD, veramente molto molto carino. Adesso non so per quanti giorni, ma lo troverete gratuito nel market. Io appena l'ho visto l'ho scaricato immediatamente. Vediamo il tempo di caricare. Sì, ok. No, qui non ci interessa. Già andiamo direttamente a giocare. Vabbè, andiamo alla buca 3, ieri ho fatto un paio di buche tanto per provarlo. Adesso sta caricando, infatti vedete la macchinina va piano. Non è un lag, è proprio fatto così il caricamento. Qui vi fa vedere il percorso. Se non avete voglia di vederlo, cliccate avanti, possibilità di dare la direzione. Ora è già impostato, diciamo, per il meglio. Vento ne abbiamo poco. Poi qui sotto diamo come al solito la direzione. Qua possiamo anche girare un po' la palla per dargli l'effetto, così tentiamo di tenerlo sul green. Ok, colpo abbastanza buono. Se si fermasse siamo finiti fuori. Siamo al margine, ora sembrerebbe abbastanza piatto, vediamo un pochettino, stiamo leggermente al di sotto, questo è un semplicissimo putt che magari riuscirò anche a sbagliare, ecco qua, siamo al par e abbiamo guadagnato una ventina di monete. Vedete, il gioco è abbastanza semplice, però è bellino. Potete anche condividere se volete, guadagnate delle monete, in questo caso non condividiamo, magari passiamo ad un'altra buca. Andiamo avanti. Diamogli il tempo di caricare la prossima buca. Quando scaricate il gioco qui scaricate circa 1 GB di contenuti.
Vedete, magari ci avviciniamo un attimo, vi faccio vedere la grafica che è davvero molto molto bella. Proviamo un'altra buca, poi vabbè basta perché è inutile. Abbiamo un po' di vento che tira dall'altra parte, spostiamoci leggermente. Cerchiamo di andare via dritti. Un po' di effetto. Con l'effetto potete, quando toccate terra, fate girare la pallina un po' dove volete. Allora, dove siamo? La buca è di là. Spostiamoci, no, non troppo. Ok, potenza. Cerchiamo di andare via un po' più dritti. Ok, colpo perfetto. Così dice, poi vedremo. Insomma. Un po' troppo. Ora facciamo girare la pallina. Abbastanza scarso, siamo andati un po' troppo lunghi. Maledizione, non ho visto che c'era la pendenza. Ok, vabbè, un bugey, meglio che niente. Comunque avete visto, la parte ludica di questo cellulare non è assolutamente niente male. I giochi scorrono bene, fluidi, senza nessun impuntamento. Alcuni non sono compatibili, altri sì, ne stanno arrivando. Diciamo una buona dose, quindi è solo questione di avere un po' di pazienza. Quelli che ci sono girano bene. E con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. Ciao. Battisti 70 Phone, the human sensor technology.